Buonasera a tutti, benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo questa edizione con la politica. Almeno 1 milione di euro per creare nuovi spazi per i senza tetto, facendo però attenzione a non creare dei ghetti. È una delle proposte, delle questioni di cui ha parlato il candidato del centrodestra a Firenze, Eike Schmidt, che questa mattina ha passeggiato per il mercato di San Lorenzo. Prosegue il tour elettorale del candidato a sindaco di Firenze sostenuto dal centrodestra Eike Schmidt. Stamane la sua passeggiata con il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella era tra i banchi degli ambulanti del mercato di San Lorenzo, dove va a fare la spesa ogni settimana, ma anche tra i bar e attività commerciali della zona, stufi del degrado, dell'insicurezza, del fatto che non ci sono bagni pubblici e dei bivacchi notturni accompagnati da alcol e droga. Degrado che spesso è legato a situazioni di marginalità, con il rischio di intervenire solo sulle conseguenze, senza affrontare le cause. Una soluzione per chi sta in strada? Eccola. Abbiamo proposto la creazione di spazi per i senza tetto. Ho parlato personalmente con delle persone, ma sappiamo anche da studi che sono stati fatti sia qui che anche in altre città, che la maggior parte oggi delle persone che vivono per strada lo fanno involontariamente, quindi c'è la volontà, il fatto di avere una sistemazione diversa bisogna crearla, tra l'altro non costa nemmeno tanto di dare un tetto sopra dove possono dormire, ma senza le regole ferree che talvolta ci sono, che non sono confacenti allo stato psicologico nel quale si trovano. Il budget si aggirerebbe sul 1 milione di euro, facendo però attenzione a non creare ghetti. Decoro e sicurezza vanno di pari passo, ricorda ancora l'ex direttore degli Uffizi. E parte da chi mangia sui gradini, lascia rifiuti in giro, attira i piccioni e poi fa i propri bisogni a cielo aperto. Sono troppi mini market, troppa vendita soltanto di cibo precotto e incartato. Nel corso della mattinata a Schmidt è stato consegnato un volantino con 8 proposte del consorzio ambulanti del mercato di San Lorenzo, operazione che sarà poi ripetuta anche con gli altri candidati. Tra le richieste il ricollocamento dei banchi di Piazza San Lorenzo e la presenza di un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine. Che è una cosa proprio assurda, in tutto il mondo dove c'è mercati c'è un posto fisso di polizia. Qui c'era e l'abbiamo levata. Azione vandalica sulla facciata esterna del comitato elettorale di Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli. Con un oggetto appuntito sono state disegnate svastiche e croci celtiche e realizzate scritte inneggianti il duce sui muri dell'edificio e sulla porta del comitato. Tutto sarebbe accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Ieri pomeriggio è stata fatta la scoperta da parte di alcuni componenti del comitato e stamani è stata presentata la denuncia ai carabinieri. E anche a Colle Valdelsa un brutto episodio, ci sono stati degli attacchi omofobi contro il candidato sindaco. Vediamo. Era il 30 agosto quando Riccardo Vannetti si presentava ai Colligiani come candidato sindaco del centro-sinistra con la spilla dai colori arcobaleno e facendo menzione del suo orientamento sessuale pubblicamente, dopo mesi e a poche settimane dal voto, in piena campagna elettorale, arriva un attacco omofobo nei confronti di Riccardo Vannetti sui social. È quanto ha denunciato a mezzo stampa lo stesso candidato sindaco del centro-sinistra di Colle Valdelsa, Riccardo Vannetti. Una foto di cattivo gusto con commenti di cattivo gusto indirizzati al top manager internazionale su una pagina Facebook molto seguita dalla comunità colligiana. Non avrei dedicato attenzione ed energie oggi agli attacchi alla mia persona, ma un post ripubblicato ha superato il limite della cattiveria per segnare una deriva che è mio dovere arginare, ha dichiarato Riccardo Vannetti. La foto ha scatenato l'indignazione generale, causando una vera e propria bufera social e non solo. Vannetti al momento non ha rilasciato altre dichiarazioni se non quelle contenute nel comunicato. 3 persone ai domiciliari, una quarantina di indagati per una maxi truffa milionaria che ha riguardato il bonus facciate e ha coinvolto diverse regioni d'Italia, ma la centrale del riciclaggio di denaro era Prato.
Una maxi truffa con il bonus facciate è stata scoperta grazie ad un'indagine coordinata dalla Procura di Prato e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Forlì, che dalle prime luci dell'alba di oggi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 persone accusate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso della stessa operazione le Fiamme Gialle forlivesi hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo di crediti di imposta fittizi per circa 5,9 milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, la centrale di riciclaggio era a Prato. Indagate una 40 di persone residenti in 6 diverse regioni che, grazie all'utilizzo di false fatture per oltre 10 milioni di euro, hanno potuto richiedere il rimborso di crediti di imposta per oltre 7,3 milioni di euro relativi al bonus facciate per poi monetizzarli attraverso la cessione a un istituto di credito. Il ricavato ottenuto è stato poi bonificato a 2 ditte di Prato riconducibili a persone di origine cinese che a loro volta lo hanno trasferito su conti esteri per farne disperdere le tracce. Le ditte sono state nel frattempo chiuse con i prestanome a cui erano intestate, che sono irreperibili. Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno accertato che nessuno degli immobili associati alle richieste di bonus era mai stato interessato a interventi di ristrutturazione edilizia. Un uomo di 57 anni, Maurizio Vannucci di Livorno, è morto stamani in un centro ippico di Crespina Lorenzana nel Pisano. Secondo una prima ricostruzione fatta anche attraverso le testimonianze dei colleghi ascoltati dai carabinieri, l'uomo in servizio al maneggio da circa 30 anni stava accompagnando una cavalla dentro la giostra per il defaticamento quando l'animale ha avuto uno scarto improvviso e il lavoratore è rimasto schiacciato contro la recinzione. Lo stalliere ha subito lamentato dolori toracici, ma la situazione è rapidamente precipitata ed è morto in ambulanza durante il trasferimento in ospedale. Dobbiamo segnalare purtroppo anche un incidente mortale a Firenze. Un ragazzo di 23 anni, un motociclista sui viali, avvenuto intorno alle 16.45 di oggi in viale Belfiore. E l'incidente ha coinvolto il suo mezzo a 2 ruote e anche un'auto. La vittima era residente in un comune della provincia di Firenze. Sono in via di accertamento la dinamica e la causa del sinistro da parte della Polizia Municipale. Al momento emerge che la motocicletta è venuta in contatto con un'auto condotta da un automobilista di 54 anni. Andiamo adesso a Tirrenia perché il malumore dilaga tra i balneari. Noi siamo del 1949, che siamo qui mio padre, c'è un pezzo di sabbia e tutto quello che è stato creato col nostro sacrificio non ce l'ha regalato nessuno. Quindi che ci dicono da un momento all'altro che non vale più nulla quello che abbiamo fatto, è un po', ci rimane anche un po' che quello che è fatto non è servito a niente. Incertezza, decisioni che cambiano da comune a comune, investimenti che non si fanno a cuor leggero e una totale mancanza di una direttiva comune. È la vita che stanno vivendo i gestori degli stabilimenti balneari. Qui siamo a Tirrenia. Le aste è molto difficile, ci mette tutti in crisi da qualche anno perché è difficile programmare le stagioni di stagione in stagione, non c'è un programma a lunga scadenza, ma siamo costretti a vivere stagione per stagione perché non sappiamo dove andiamo a finire. E sul fronte investimenti? Gli investimenti bisogna farli lo stesso perché non si può rimanere indietro, però sembrano persi nel tempo perché prima c'era una programmazione abbastanza lunga, ora invece di anno in anno devi programmare per l'anno dopo e non per guardare più avanti. C'è malumore, dice Fabrizio Fontani, in molti vorrebbero investire nelle attività ma non lo fanno. Ma la situazione è ancora, diciamo, ferma e transitoria perché ancora il Comune di Pisa non ha preso posizione, quindi aspettiamo di capire quali saranno gli eventi a livello nazionale e poi quindi anche a livello locale e comunale. Ci auguriamo che la politica mantenga i patti che aveva promesso in campagna elettorale, che finalmente si arrivi a una norma condivisa, e giusta, equa e sostenibile. Dal mare alle piscine, una legge stabilisce che dovranno essere svuotate una volta ogni 3 anni.
Le piscine private a uso collettivo potranno essere svuotate una volta ogni 3 anni, anziché annualmente. Questo grazie a una legge regionale approvata all'unanimità dal Consiglio toscano. Con le attuali tecnologie è possibile attuare procedure di autocontrollo e mettere in atto accorgimenti tecnici che consentono la pulizia delle pareti della vasca anche senza lo svuotamento totale. L'esigenza è imposta dalla necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, considerati i lunghi e frequenti periodi di siccità degli ultimi anni. Il provvedimento, si precisa, è riservato alle piscine private a uso collettivo, come quelle inserite in strutture adibite ad attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, oppure al servizio della collettività, palestre o simili. Noi lo abbiamo fatto prevedendo appunto che possano essere svuotate non ogni anno ma ogni 3 anni, quando ricorrono alcune condizioni, e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina, che verranno dettagliate in un regolamento che la Giunta deve approvare, dice la legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione, e che nella sostanza saranno meccanismi di pulizia a fondo della piscina, meccanismi di chiusura invernale superficiale della piscina, forme di pulizia dei bordi che spesso i gestori di queste strutture già fanno, ma che se fatte in maniera sistematizzata con il controllo della qualità dell'acqua possano permettere, in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per la salute dei bagnanti, di avere comunque un risparmio idrico importante. La possibilità di non dover svuotare ogni anno l'acqua è un elemento che da una parte comporta un grandissimo risparmio economico, dall'altra una grandissima risposta in termini di risparmio idrico. La risorsa acqua sappiamo che è un bene imprescindibile, fondamentale, bisogna tutelarla e come tale bene che si possa verificare su base annua e non solo, ovviamente il rispetto di alcuni parametri. Questo può impedire di dover svuotare tutti gli anni le piscine. Col Diretti Toscana applaude alla novità molto attesa dagli agriturismi della Toscana, che con l'attuale normativa erano costretti a svuotare le piscine ogni anno, indipendentemente dalla qualità dell'acqua. Adesso ci colleghiamo con Firenze, Palazzo Vecchio, perché c'è stato un evento per festeggiare un compleanno un po' particolare, quello del Consorzio Chianti Classico, un secolo di vita. Milko Killeri, sei in linea, a te. Il 14 maggio 1924 a Radda in Chianti nasce il Consorzio del Vino Chianti Classico. Qui oggi nel Salone dei 500 a Firenze si festeggiano i 100 anni di questa denominazione, già protetta dal 1716 dal bando di Cosimo III dei Medici. Tra gli interventi delle istituzioni che abbiamo avuto in questa giornata ascoltiamo subito quella del ministro Francesco Lollobrigida. Il consorzio è stata un'intuizione fondamentale di chi è riuscito a guardare con una prospettiva lunga, capacità di mettersi insieme, non fare concorrenza al tuo vicino ma cercare di collaborare con lui per accedere a più mercati possibili con un contesto più forte. Oggi sono tanti quelli che hanno copiato l'esperienza del Chianti, per fortuna, e la nostra economia risente positivamente di questa relazione forte tra la capacità di produzione, la qualità, la sicurezza e la capacità di promozione. Sostenibilità, territorio e qualità sono i 3 sostantivi utilizzati dal presidente Giovanni Manetti nel corso della presentazione del manifesto di sostenibilità. 57 regole alle quali i viticoltori del Chianti Classico dovranno ispirarsi nel suo prossimo futuro. Sul tema abbiamo intervistato la direttrice Carlotta Gori. Ovviamente è un manifesto volontario, nel senso che noi non generiamo un obbligo per le aziende, nessun protocollo di certificazione obbligatorio, però noi abbiamo creato una nostra visione della sostenibilità guardando al nostro territorio, non perché le altre siano sbagliate, perché noi ce ne cercavamo una peculiare, quindi abbiamo studiato il territorio e su questi 3 asset abbiamo scoperto, pensiamo, di avere dei tratti distintivi, ed è su questi tratti distintivi che chiameremo le aziende ad impegnarsi, gli imprenditori ad agire, a far crescere la sostenibilità del territorio e del prodotto Chianti Classico, ovviamente.
E noi abbiamo l'ambizione di produrre uno dei cosiddetti grandi vini del mondo, no? Uno dei fine wines. E sempre di più il pubblico dei consumatori di questa categoria di vini richiede dei vini che hanno come dote quella dell'unicità. Quindi se noi andiamo ad analizzare tutti i fattori che contribuiscono alla produzione di un grande vino, le varietà, i metodi di coltivazione, quelli di vinificazione e quant'altro, fra tutti questi fattori produttivi, l'unico quello che dona maggiormente un'unicità è il territorio. Territorio perché è inamovibile e non riproducibile per definizione. Quindi dobbiamo impegnarci sempre di più nel trasferire più caratteri territoriali dentro il vino che produciamo. E chiaramente se vogliamo trasferire più territorio dentro la bottiglia dovremmo avere grande cura e grande rispetto per il territorio, quindi per l'ambiente circostante, per la natura dove noi operiamo. Quindi questo è un po' il legame fra la sostenibilità e la qualità. Quindi sostenibilità assolutamente fondamentale per avere un mondo migliore, quindi per fini ecologici, ma anche per puntare a un miglioramento qualitativo. Anche noi ci uniamo agli auguri per il centenario del consorzio e vi restituisco la linea. Grazie Milko. Noi invece adesso parliamo della 7ª edizione della Città dei Lettori che è stata presentata questa mattina. La Città dei Lettori, il festival dedicato al libro e alla letteratura che da 7 anni porta a Firenze autori, traduttori, editori, divulgatori e curatori, è ormai la Toscana dei Lettori. Sono infatti 12 le tappe diffuse su tutto il territorio regionale e 100 gli ospiti che da maggio a ottobre caratterizzano l'iniziativa creata da Gabriele Ametrano e sostenuta dalla Fondazione CR Firenze. I focus scelti per questa edizione sono autori esordienti e intelligenza artificiale. Leggere cambia tutto, è quello che crediamo, e quindi credo che la Città dei Lettori stia continuando in questa 7ª edizione a dare coraggio a chi crede nei libri, a chi crede nell'editoria, a chi crede in quelle pagine che ci danno delle storie, e noi cerchiamo di farle raccontare ai protagonisti di questo mondo in maniera semplice, vicino al pubblico che ne vuole sapere. La Fondazione Cassa di Risparmio ha centrato quello, ancora una volta, che è la necessità della nostra società. Ritornare un po' a leggere, a un senso di calma, ma sempre con la visione dell'attuale e sempre colti, perché solo una società pronta, con una cultura viva, darà inclusione e soprattutto genererà persone che saranno libere di pensiero. A Firenze il festival si svolge come sempre a Villa Bardini, che quest'anno in occasione della Città dei Lettori aprirà al pubblico gratuitamente la mostra in corso Mimmo Iodice senza tempo. Confermato anche quest'anno l'appuntamento con la cinquina del premio Strega, ma la rosa dei finalisti sarà ospitata non solo durante la tappa fiorentina del festival e ad Arezzo dei Lettori, ma arriverà per la prima volta a Grosseto. Tra le iniziative speciali, anche una giornata dedicata agli sguardi femminili e queer in letteratura. Il festival ha il sostegno della Regione Toscana. Fresco il successo del Salone del Libro di Torino, dove la Regione Toscana aveva uno stand che ha dato molta soddisfazione, ha visto davvero molta partecipazione, quindi siamo molto contenti di proseguire quello che è un po' un patto per promuovere la lettura, che è alla base di tutta, alla base della crescita culturale ma anche interiore delle persone. Parliamo adesso delle bandiere blu, insomma, di mare particolarmente pulito, ma non si tratta solamente di acqua pulita, insomma, purtroppo la Toscana esce dal podio. Sono 18 le bandiere blu conquistate dalla Toscana, una in meno rispetto allo scorso anno. Si tratta del comune Elbano di Marciana Marina. A Roma la cerimonia di premiazione davanti al ministro all'ambiente Musumeci con i 18 comuni toscani rappresentati da assessori e sindaci. Qualità del mare, educazione ambientale e sicurezza sono i parametri per cui vengono assegnate le bandiere blu. Forte dei Marmi per il 34esimo anno di fila conferma il suo vessillo. Diciamo che ce la mettiamo tutta perché credo che siamo uno dei pochi comuni che, oltre che tenere conto dell'ambiente per quanto riguarda appunto il litorale, facciamo dei lavori estremamente interessanti, ad esempio sul monitoraggio della qualità dell'aria, sul monitoraggio anche delle onde elettromagnetiche. Non a caso stiamo facendo ora un lavoro per interrare tutto l'elettrodotto che attraversa il nostro comune. Ci sono inoltre città, per esempio Follonica, che può vantare una spiaggia pulita e un mare tra i più belli della regione.
Sì, si riconferma in termini di sostenibilità ambientale Follonica come una città leader in Toscana rispetto all'attenzione alle problematiche dell'ambiente, della qualità del mare e della qualità di vita dei propri cittadini. È una grande soddisfazione. In questi anni, durante questo mandato, ogni anno siamo riusciti a portare a casa la bandiera blu, è un segno non soltanto della qualità della vita ma anche dell'offerta turistica che viene data ai nostri ospiti. Il loro impegno durante l'alluvione dello scorso novembre, questa è la motivazione per la quale toscani, una classe e una ragazza sono diventati alfieri della Repubblica Italiana. Ginevra Minetti, per l'entusiasmo e la generosità con cui presta la sua opera di volontaria, durante la recente alluvione di Prato ha preso parte alla ricerca di alcune persone disperse e si è dedicata senza sosta all'accoglienza dei tanti sfollati ai quali non ha mai fatto mancare il suo sorriso rassicurante. Per la classe seconda C della scuola Matteucci dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, per l'impegno civile nell'emergenza. Attestato d'onore a Ginevra Minetti, 17 anni di Montemurlo e targa alla classe seconda C della scuola media Matteucci di Campi Bisenzio. Sono i due riconoscimenti toscani tra gli alfieri della Repubblica premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi, Ginevra e i ragazzi, per il loro impegno nei difficili giorni dell'alluvione di novembre. La casa di Ginevra fu incredibilmente risparmiata dall'alluvione, ma lei, come volontaria della misericordia, si è subito rimboccata le maniche e ha lavorato incessantemente alla ricerca delle persone disperse, compresi i due anziani poi ritrovati deceduti, e poi a fornire assistenza agli sfollati. E angeli del fango sono stati anche i ragazzi di Campi. Così Mattarella ha salutato i nuovi alfieri al Quirinale. La solidarietà è un presupposto indispensabile del benessere di una comunità. La vita sociale non si svolge soltanto sulla base del rispetto delle regole che si è data. Questo è il minimo. Per vivere davvero bene insieme, per raggiungere una condizione di vita sociale realmente appagante, in cui sentirsi davvero inseriti con vera e piena soddisfazione, è necessario che vi sia, oltre alla consapevolezza dei propri diritti, quella delle proprie responsabilità. Presenti alla cerimonia anche i sindaci di Montemurlo e Campi Bisenzio, che hanno rivolto a Mattarella l'invito a venire a visitare i territori ancora feriti, chiedendo un interessamento affinché possano arrivare in tempi rapidi i risarcimenti dello Stato. A Livorno adesso, nel Parco Baden-Powell, a lezione di educazione ambientale. Giocano con i fili d'erba, si sporcano le mani con la terra. È così che i piccoli della scuola Modigliani di Livorno hanno avuto il loro primo approccio al parco Baden-Powell, nel quartiere di Corea. Insieme a loro gli insegnanti e la società Euroambiente, vincitrice dell'appalto per la riqualificazione di questo polmone verde di periferia. I protagonisti sono i bambini, sensibili per natura e curiosi di capire come funziona la vita nel mondo vegetale. L'idea nostra è quella non solo chiaramente di portarli qui e di fargli capire cosa sta succedendo nel parco, perché ne sono marginalmente interessati e lo saranno sicuramente più da grandi quando avranno la capacità di comprendere, però adesso la necessità primaria è quella di farli conoscere, quindi portarli all'interno del mondo delle piante, del mondo dell'ecologia, per fargli sostanzialmente acquisire conoscenze e competenze anche sporcandosi le mani. È quello che stiamo facendo adesso in questo momento di gioco, in cui stanno piantando fisicamente con le loro mani alcune piantine, così per entrare meglio dentro l'argomento. Entro la fine dell'anno il parco, finanziato interamente con i fondi del PNRR, vedrà la conclusione dei lavori per essere restituito alla città. Adesso è in corso di esecuzione lo skate park e poi lo saranno le attività sull'area cani, sull'area giochi, sui campi polifunzionali, insomma, per cercare di dare, oltre a questa grande quantità di alberi che ci sono, anche tutta una serie di strutture di cui la popolazione, il quartiere in particolare, che ha partecipato in maniera attiva alla fase progettuale, ha richiesto. Ecco. Mi fermo qui, ma non prima di avervi ricordato che questa sera alle 21 c'è Casa Viola e alle 21.30 il film Cronaca Familiare, film drammatico con Marcello Mastroianni. Buona serata.